Pesaro, la capitale italiana della cultura 2024. L'annuncio del ministro Franceschini fa esplodere di gioia la Sala Rossa in comune. È arrivato a destinazione il furgone carico di medicinali per le popolazioni colpite dalla guerra. Sabato invece partiranno anche i generi alimentari. Alla guida del convoglio un ucraino residente a Fano. La psicosi della guerra fa scattare l'assalto ai generi alimentari nei supermercati. Gli scaffali della pasta e della farina svuotati in poche ore, ma la paura è assolutamente ingiustificata. L'omicidio di Ismaele Lulli a Sant'Angelo in Vado, Ambera, condannata a 5 anni. Fu lei a inviare un SMS trappola che portò il giovane nelle mani degli assassini. La mamma di Ismaele: 5 anni sono troppo pochi. Torna a Fano il Summer Job, l'iniziativa che permette ai giovani di conoscere le opportunità di lavoro stagionale e di presentarsi direttamente ai titolari delle strutture ricettive. Prosegue lo spegnimento graduale dei canali del digitale terrestre nelle Marche. L'operazione durerà fino a domani. Dopo la risintonizzazione, Fano TV sarà visibile sul canale 19. Occhio alla notizia. In studio Marco Ferri. Benvenuti cari telespettatori di Fano TV a questo nuovo appuntamento con l'informazione locale. C'è Occhio alla Notizia sul canale 19 e anche sul canale 17, perché la transizione terminerà domani. L'avete sentito però dai titoli: Pesaro è stata proclamata capitale italiana della cultura 2024. Soddisfazione del sindaco pesarese Matteo Ricci, che poco fa ha tenuto una conferenza stampa e che Fano TV ha trasmesso in diretta. Sentiamo un estratto. All'unanimità raccomanda l'onorevole ministro, quale capitale italiana della cultura 2024, la città di Pesaro. Beh, una grande gioia, una grande soddisfazione per tutti coloro che ci hanno creduto, che ci hanno lavorato, e per una competizione molto tosta, perché è una competizione davvero molto esigente. La commissione si è espressa all'unanimità, quindi vuol dire che abbiamo davvero convinto, sono molto soddisfatto e ovviamente è un entusiasmo che è un po' strozzato, perché è una situazione drammatica della guerra, però abbiamo voluto dedicare a Kharkiv questa vittoria, che è una città della musica come noi, e nel locale ovviamente non posso che dedicarla a un grande amico che è scomparso come Daniele Tagliolin. Oggi sarebbe stato qui con noi a esultare per il suo territorio, per tutta la provincia, però insomma spero che il suo ricordo ci orienti ancora meglio verso un futuro che è fatto di natura, di cultura, di sostenibilità, esattamente come lui spesso ci spingeva a fare. Adesso è ora di festeggiare, sabato faremo una grande festa alla pescheria, tutti i pesaresi e tutta la provincia invitata dalle 18 in poi, e poi ci metteremo subito al lavoro, perché da qui al 2024 dovremo realizzare tante cose, tanti progetti, e sapendo che è una grande opportunità di promozione per noi, per tutta la provincia di Pesaro Urbino e anche per la regione Marche. E sono arrivati a destinazione, dopo un viaggio di 1600 chilometri, i medicinali acquistati nelle farmacie di Aset a favore del popolo ucraino. Alla guida del convoglio Saverio Olivi e Moreno Belli del Cibi Club Mattei, che sono partiti ieri dal Codma di Rosciano a Fano. Ad attenderli anche i responsabili del Rotary locale. Allora ci colleghiamo adesso con Zamość, città della Polonia, dove vedo già collegato appunto Saverio Olivi con la sua ospite, che è la signora Anna del Rotary locale. Buonasera a tutti e due. Allora, innanzitutto, come va Saverio? Avete consegnato tutti i medicinali? È andato tutto bene? Sì, Marco, sì, buonasera a tutti, buonasera agli ascoltatori.
Sì, siamo arrivati questa mattina intorno alle 10 presso i magazzini del Rotary, abbiamo scaricato il tutto e poi siamo ospiti appunto di Anna che è stata tra l'altro la prima presidente qui del Rotary. Il viaggio è andato tutto bene senza problemi. Non ti nascondo che siamo vicini al confine, una cinquantina di chilometri, sentiamo passare in pratica ogni tanto quegli elicotteri dove trasportano persone, qui ci sono già i militari della NATO, abbiamo fatto un giro di città, li abbiamo visti in pratica e incontrati. Una cosa che ci ha fatto, ad esempio, attraversando la Repubblica Ceca non ci hanno fatto pagare il pedaggio autostradale. Qui in Polonia, al posto sull'autostrada, anziché essere scritto l'obbligo di catene, c'è scritto solidari con l'Ucraina. È tutto un ambiente particolare. Comunque è andato tutto bene. E Anna adesso vi dirà perché questi medicinali che noi abbiamo portato hanno una destinazione ben precisa, sono stati richiesti da un ospedale e quindi si verranno da fare per farli arrivare proprio in quell'ospedale. Ecco, allora la domanda gliel'hai già fatta tu, Saverio. Di nuovo buonasera Anna. Ecco, ci dice come si sta muovendo un po' il Rotary lì in Polonia per aiutare la popolazione dell'Ucraina. Buonasera a tutti. La Polonia e il Rotary Club in Polonia si stanno muovendo molto, c'è un movimento molto accelerato e molto forte. Cerchiamo di aiutare più possibile, il nostro aiuto più che altro è mirato sull'aiuto ai feriti, ai giovani, ai ragazzi, alle donne che hanno dovuto partire e scappare dall'Ucraina. Sono tanti rifugiati qui a Zamość, cioè non solo in tutta la Polonia, sono quasi 2000 dei rifugiati. Noi portiamo aiuto anche in questo senso, che gli ospedali non hanno i medicinali, non hanno con che curare le persone che sono ferite o sono rimaste vittime di questo intervento della Russia su Ucraini. Cerchiamo di portare i medicinali in modo più sicuro, perché vogliamo che siano mirati proprio agli ospedali che ci hanno fatto delle richieste, ci hanno mandato delle liste dei medicinali di quali hanno bisogno, di quali mancano. È per questo che l'aiuto che dà Italia, l'aiuto che dà Urbina, l'aiuto che dà il Fano, per noi è molto molto importante, perché è un aiuto mirato e aiuto che può dare doppio aiuto, cioè aiutare veramente le persone che hanno bisogno. E sono convinto che la solidarietà continuerà e gli aiuti continueranno anche da qui. Grazie a Saverio Livi, grazie a lei signora Anna, buon lavoro e buon rientro alla Protezione Civile di Fano. Grazie. E noi andiamo avanti con il giornale. Grazie. Ma continuiamo a parlare di questi aiuti, perché intanto il Dipartimento di Protezione Civile Nazionale ha espresso parere favorevole all'utilizzo delle SAE. Che cosa sono le SAE? Sono le soluzioni abitative di emergenza. Le vedete qui, le casette famose dei terremotati, come alloggio nelle Marche per le famiglie dei profughi provenienti dall'Ucraina. Saranno pertanto coinvolti i comuni nei quali sono presenti queste casette realizzate a seguito del sisma del 2016, quindi le potranno utilizzare anche per l'accoglienza. E sono tante le realtà che in questi giorni stanno raccogliendo beni di ogni genere da destinare all'Ucraina. Oggi vi raccontiamo il lavoro che sta facendo Yuri. Chi è Yuri? Yuri è un ucraino che è residente a Fano e che sabato partirà per consegnare alimentari e ancora farmaci alle popolazioni in difficoltà. La macchina degli aiuti per l'Ucraina è già partita da diverso tempo grazie al lavoro e alla volontà di varie realtà locali della nostra città. Tra tutte c'è quella messa in piedi fin da subito da Yuri, ucraino residente in Italia da 22 anni, qui 10 a Fano. Yuri, insieme alla sua compagna, hanno già raccolto nei giorni scorsi, grazie alla bontà dei cittadini, diverso materiale di prima necessità,
che lui stesso ha già trasportato fino al punto di raccolta a Lublin, in Polonia, vicino alla frontiera. Un viaggio di oltre 1500 chilometri. Qui, poi, tutti i beni vengono caricati nei tir e diretti nelle zone con maggiore necessità. Ad oggi abbiamo fatto 5 belli viaggi con le donazioni che abbiamo preso dai nostri amici da Fano, da amici da Pesaro, amici da Piobico, da Cali. La nostra raccolta che stiamo facendo, sono io personalmente che è andato a confini con l'Ucraina, in Polonia, che ho conosciuto queste persone, sempre volontari, sempre le ragazze ucraine, che i mariti rimasti lì in Ucraina a difendere. Dopodiché che abbiamo portato queste raccolte, sono tutti arrivati in Ucraina, hanno mandato la documentazione, le foto, video, le immagini, che siamo tanto contenti che tutte le vostre donazioni arrivano alla sua destinazione, che da parte anche tutte le ucraine loro ringraziano. La prossima partenza è prevista per questo sabato. Ogni singolo fanese può fare la sua parte donando sia generi alimentari, medicinali, farmaci o anche una semplice donazione in denaro, importante per sostenere i costi del viaggio. Ovviamente anche un aiuto economico, perché ogni viaggio, la carburante, il noleggio, costa anche dei soldi. I vestiti per il momento non raccogliamo, perché anche come ho visto io, nei magazzini anche in Polonia ci sono pieni, diciamo, di vestiti. Ma non solo donazioni, infatti all'interno della sua abitazione Yuri ha già ospitato 6 persone, da qui un appello alla cittadinanza. Quelli che hanno possibilità, giustamente le persone, le donne, bambine, che dobbiamo trovare un alloggio per queste persone che arrivano qua, e ogni giorno arrivano dei diversi. Per contribuire alla raccolta è possibile fare riferimento a questi numeri di telefono. Ad Armanforte, anche la Proloco di Fano e l'aiuto di Gino Bartolucci, che ha messo a disposizione i suoi pulmini. Che la Fano Noleggi non può mettere a disposizione gratuitamente. Allora abbiamo lanciato un'emergenza fondi anche, naturalmente, perché oltre il pulmino serve gasolio, autostrada. Ogni viaggio viene a costare 1500 euro. La banca, la BCC, mi ha dato una mano, ci ha dato una mano come Proloco, perché ha messo a disposizione 2000 euro. Poi abbiamo lanciato, attraverso le nostre associazioni, abbiamo fatto una raccolta tra banca e associazioni e cittadini, perché no, e soci Proloco, perché no. Siamo arrivati a 5.000 euro, però naturalmente i 5.000 euro hanno una durata limitata, perciò se altri volessero fare, noi siamo disponibili, la nostra Proloco è lì a Tre Ponti. Abbiamo fatto questo punto come Proloco di coabulazione di tutte le associazioni che vogliono dare un aiuto in questo momento all'Ucraina. Io ringrazio Yuri, che naturalmente, ecco, ci fa da interprete, ci fa da punto di raccolta, ci fa tutto quello che è necessario in questo momento. E la comunità ucraina delle Marche organizza per domani alle ore 16 in piazza 20 settembre una manifestazione dedicata alla pace in Ucraina. E parliamo adesso invece dei supermercati presi d'assalto nel fine settimana, svuotati gli scaffali di alimenti di prima necessità, ed è una vera e propria psicosi, vediamo. Che cosa ha comprato oggi? Pane. Solo il pane. Ha paura che ci siano, che il pane manchi? No, sono tranquillo. Secondo lei questo fine settimana c'è stata una corsa proprio all'accaparramento dei generi di prima necessità? Anche lei ha fatto scorta? No, io no, però penso che gli altri l'abbiano fatto. Penso che sia stata una corsa esagerata? Sì, esagerata, sì. C'è un po' di tranquillità, perlomeno speriamo. I prezzi, ha trovato dei rincari? Ma io non sono un casalingo, quindi non lo so. Più o meno abbiamo fatto una spesa consistente, perlomeno per affrontare le prime 2 settimane, anche perché comunque lo spazio è quello che è per conservare tutto quanto, quindi bisogna farla comunque poi giornalmente per la cosa fresca, carne, queste cose qua. Ovviamente la preoccupazione c'è, perché comunque non è una cosa da prendere alla leggera, però cioè, secondo me si potrebbe fare di più per, diciamo, risolvere la situazione, potrebbero far molto di più. Tanto la benzina si alza, è tutto alto, gli stipendi qua in Italia sono quelli che sono, quindi diciamo il discorso è breve. Cosa ho comprato? Un po' di pasta. Sono ricarati i prezzi un po'? Non guardo i prezzi, però mi dispiace per la gente che non ce l'ha.
Io gli avevo chiesto ai supermercati dove vado se mettono una cesta che io faccio la spesa, la metto lì, ma sempre, tutte le settimane dovrebbero metterla. Ho fatto la spesa normale, classica, senza nessuna eccezione. Quindi va solitamente solo quando le serve. Sì, esatto, esatto. Pensate che sia stata una cosa esagerata questo accaparramento alle materie prime? Sinceramente adesso forse ci stiamo facendo prendere un pochino dall'ansia. Secondo me dobbiamo un attimino valutare. Per il momento cerchiamo di stare tranquilli e sereni il più possibile. Anche lei ha fatto scorte? Allora, io ho fatto alcune scorte, però più perché ci servono, diciamo, quotidianamente per casa, in quanto siamo in quattro, piuttosto che per gli aumenti o per la guerra, ecco. Ho trovato degli scaffali vuoti, soprattutto di olio, farina, riso, pasta, ma di generi a lunga conservazione. In questi periodi bisogna anche risparmiare, fra l'altro. Eh sì, quindi in previsione di aumenti, di rincari, forse la gente ha pensato anche a questo, ecco. Ha paura di questa situazione generale? Un po', però dai, non ci dobbiamo allarmare troppo. Mi sta facendo scorte di farina, lievito? No, assolutamente. Quindi viene solo a fare la spesa quando le serve? Sì. Che penso sia una speculazione del sistema, finanziaria non. Ha visto molti rincari? Ma no, solo su, credo sulla pasta, qualcosa. Pensa che sia una cosa esagerata? Sì, esagerata perché comunque diciamo, c'è disponibilità di merce, quindi forse create ad arte per far salire poi i prezzi, ecco. Faccio la grande spesa, ma comunque non ho fatto scorte assolutamente di niente. Quindi generalmente viene una volta a settimana a fare la grande spesa? Sì, più o meno sì. No, scorte no, noi facciamo la spesa una volta o due al mese, quindi quello che vi serve. Due volte al mese. Quindi quello che vi serve acquistate? Sì. Avete paura di questa situazione della guerra? E chi non ce l'ha? Avete notato dei rincari? E abbiamo fatto, no, rincari no, però abbiamo speso oltre i 100 euro. No, ma noi di solito spendiamo sempre intorno agli 70, 80, 90. E oggi invece un po' di più? Un po' di scorte l'abbiamo fatta, sì, perché sa, la paura c'è. È stata condannata a 5 anni di carcere per concorso anomalo in omicidio volontario e aggravato Ambera Saligi, la ragazza oggi 22enne, accusata di aver attirato in una trappola Ismaele Lulli, ucciso a 17 anni nel 2015 da due ragazzi di poco più grandi già condannati all'ergastolo. La sentenza del giudice Massimo Di Patria ha chiuso così il processo di primo grado con rito abbreviato. Secondo la madre di Ismaele, Deborah Lulli, che ha assistito all'udienza, 5 anni sono pochi. Il difensore di Ambera, Giovanni Chiarini, attende le motivazioni ma ha già annunciato il ricorso in appello. Adesso parliamo di lavoro, lavoro estivo. Torna a Fano il Summer Job, che è un'iniziativa che permette ai giovani, quelli che hanno voglia di lavorare, di conoscere le opportunità di lavoro stagionale e di presentarsi direttamente ai titolari delle strutture ricettive. Sarà un'immersione nel mondo del lavoro con incontri, colloqui e importanti opportunità. Il Summer Job organizzato da Informa Giovani Dedalo torna da martedì 29 a giovedì 31 marzo alla Mediateca Montanari nel centro storico di Fano. L'obiettivo sarà quello di far conoscere ai giovani le offerte di lavoro stagionali presenti nel nostro territorio e all'estero. L'evento centrale è lo Speed Date e in questo pomeriggio i candidati avranno l'opportunità di presentarsi direttamente ai titolari delle strutture ricettive, facendo quindi in poche ore i colloqui che in teoria si potrebbero fare quindi in un mese, quindi risparmiando tantissimo tempo. Invece Summer Job si aprirà il 29 marzo con l'evento dedicato alla mobilità estera, quindi vaglieremo insieme tutte le possibilità di fare esperienze all'estero, sia lavorative che esperienziali, tipo anche come poter viaggiare in Europa low cost o anche praticamente gratis. Il terzo appuntamento infine sarà dedicato ai ciclolavori, infatti con l'arrivo della bella stagione le professionalità collegate all'utilizzo della bici sono sempre
sempre più ricercate. Il 30 marzo, dalle 17 alle ore 19, saranno presenti 3 imprenditori che racconteranno come sono riusciti a fare di una passione un vero lavoro. Oltre a fornire pratici e utili consigli a chi vorrebbe trasformare il proprio sogno in realtà, raccoglieranno i curricula degli interessati per eventuali collaborazioni. Ricordiamo che mentre per i primi 2 incontri, quindi quello relativo alle esperienze all'estero e quello relativo alla passione bici, i destinatari sono tutti, quindi giovani e adulti senza distinzione d'età. Mentre per quanto riguarda il Job Speed Date è necessario avere la maggiore età. Finalmente dopo 2 anni torniamo in presenza, quindi rivedremo i ragazzi, ristaremo tutti insieme, che è un'esigenza che ce la stanno chiedendo veramente in tanti. Per avere maggiori informazioni o iscriversi all'evento sarà necessario inviare una mail all'indirizzo dedicato di Informa Giovani. Ricordiamo bene che questo è un modo anche per far approdare i giovani verso le loro identità, le loro declinazioni e anche per aiutare ad aiutarsi, quindi per capire bene quelle che sono le loro versatilità lavorative. E questo è un momento importante che appunto siamo ben contenti di continuare a promuovere, anzi sempre migliorando nell'offerta. Lunedì sera torna Primo Cittadino, il programma di Fano TV che mette in contatto i primi cittadini del territorio, i sindaci del territorio con i telespettatori. E lunedì è la volta del sindaco di Fano Massimo Seri. Come avete notato anche dalla grafica, continua il passaggio, lo spegnimento degli impianti e il passaggio alla nuova tecnologia. Quindi lo ricordiamo ancora una volta, questo passaggio sarà graduale e durerà fino al 17 di marzo. Consigliamo di procedere alla risintonizzazione del televisore o del decoder solo nel momento in cui, per esempio, il canale 17, il nostro segnale, sarà assente sul televisore. Vuol dire che anche quella zona dunque sarà interessata, nel momento in cui ci sarà lo spegnimento, sarà interessata a questo passaggio. Nel momento in cui il vostro schermo del televisore sarà nero, vuol dire che è arrivato il momento di fare la risintonizzazione dei canali. Subito dopo di noi le previsioni del tempo, poi la programmazione di Fano TV. Vi ricordo il nostro numero per le segnalazioni, 338-4968-250. Grazie per essere stati con noi, per aver scelto Occhio alla Notizia come informazione locale. Grazie anche per il vostro sostegno, per sostenere l'informazione libera e indipendente. Noi ci vediamo domani. Grazie e buona serata a tutti.